L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un sito di produzione di armi di Hamas e altri obiettivi nella striscia di Gaza in rappresaglia al lancio di un razzo da parte di militanti palestinesi nel sud di Israele sabato mattina. L'episodio interrompe una tregua di 2 mesi al confine tra la striscia e Israele, mentre in Cisgiordania gli scontri sono continuati. All'alba di sabato i sistemi di difesa aerea di Israele hanno intercettato un razzo sparato da Gaza che non ha provocato vittime. Poche ore dopo l'esercito israeliano ha colpito quello che ha identificato come un sito di approvvigionamento di armi di Hamas.